Questo film lo dedichiamo ai folli, agli anticonformisti, ai ribelli, ai piantagrani, a tutti coloro che vedono le cose in modo diverso. Costoro non amano le regole, specie i regolamenti, e non hanno alcun rispetto per lo status quo. Potete citarli, essere in disaccordo con loro. Potete glorificarli o denigrarli, ma l'unica cosa che non potrete mai fare è ignorarli. Perché riescono a cambiare le cose, perché fanno progredire l'umanità. E mentre qualcuno potrebbe definirli folli, noi ne vediamo il genio. Perché solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo, lo cambiano davvero. Io mi sono commosso la prima volta a uno spot. Interroghiamoci allora su quello che sta succedendo ed è successo. Noi abbiamo mobilitato un partner nuovo ma molto importante, l'Università di Milano La Bocconi. Noi, grazie a Daniela Martino, che è la delegata della Bocconi, abbiamo una collaborazione straordinaria in molti appuntamenti. I bocconiani, questa eccellenza nazionale, saranno presenti a Pop Sofia. È per questo che io invito il professor Fabio Ancarani a raggiungerci qui insieme a noi sul palco per rispondere. Ecco un attimo la foto. È un docente molto importante, è il numero uno che può spiegare in Italia alcuni fenomeni veramente innovativi del marketing e di quello che sta succedendo. Allora, se ci accomodiamo, Fabio, magari nella poltrona, sì. E io sono molto felice, sono molto contento. Abbiamo anticipato questa anticipazione per avere un critico che potrà dare molto, indicare molto e suggerire molto al festival e ai prossimi appuntamenti. È attualmente alla testa dei bestseller delle vendite della critica d'arte con un libro che si chiama Pop. Non poteva essere assente, però è veramente una punta avanzata della riflessione critica sul fenomeno dell'arte contemporanea. Sto parlando di Luca Beatrice. Grazie, se ti accomodi. Allora, sì, divano, sono comodissimi? Allora, il sindaco parlava di un viaggio, di un percorso, di andare avanti, di migliorarci. Beh, cerchiamo di capire da dove siamo partiti. Renato Nicolini. Grazie Renato. Prego. Allora, qui abbiamo i nostri microfoni e non ci nascondiamo che poi fra una parola e l'altra, fra una degustazione e l'altra, grazie agli organizzatori, a Frontoni e Strada Francia, soprattutto grazie a questa splendida realtà che è la Med Store, andremo direttamente sul posto a vedere le cose di cui ragioniamo. Di quale fenomeno ragioniamo, professore? Ma ragioniamo di un fenomeno decisamente interessante. Io, per istruire la pratica, diciamo, ho provato a riflettere sui prodotti di Apple, perché credo che parlare di strategia di marketing in modo astratto e in modo tecnico non sia opportuno. Ho provato a pensare ai prodotti che tutti noi conosciamo. E emergono delle cose secondo me davvero interessanti. Il video faceva riferimento al think different, no? All'idea di pensare in modo differente. Questa, a mio avviso, è stata declinata in modo molto importante nei prodotti. Primo punto, Apple è riuscita nel corso del tempo, e Jobs l'ha guidata a fare questo, a passare da prodotti tendenzialmente di nicchia a prodotti di grande massa. La storia di Apple all'inizio era una storia di prodotti di nicchia, in cui pensava in modo differente ma contro grandi colossi, pensandoci in modo differente. E se pensate, ad esempio,
sia nei sistemi operativi, sia nei prodotti. Se andate a vedere, il primo computer colorato era di Apple. Poi la storia si è sviluppata, tutti gli altri sono diventati belli, colorati, però tendenzialmente i precedenti erano scuri, neri, con tanti fili, no? Gli schermi colorati, gli schermi trasparenti e quant'altro. Credo che però il punto di svolta in molte delle scelte di Jobs e di Apple sia stato quando la logica è andata fuori dal computer su qualche cos'altro che è di massa. Io l'ho individuato nell'iPod. L'iPod è il punto in cui si passa dall'idea di un computer e di un sistema operativo per pochi a un oggetto di divertimento per tanti. Non vi voglio tediare, però sono andato a vedere anche gli andamenti delle azioni Apple. E quel passaggio è stato un passaggio molto importante nel valore azionario dell'azienda. Da lì è iniziata una cosa straordinaria. iPod, iPhone, iPad. Tre successi in termini di prodotto che tutti abbiamo nelle tasche, nelle borse e nei taschini. In molti casi, pensateci, persone non sanno usare il computer ma usano l'iPod, non sanno usare il computer ma usano l'iPhone, usano poco il computer ma usano tantissimo l'iPad. Le mie figlie usano l'iPad meglio di me, 6 e 9 anni. Quello è stato un passaggio straordinario, da un prodotto per pochi a un prodotto per molti, da un prodotto di nicchia a un grande successo di massa. Secondo me c'è stato poi un secondo passaggio legato a questo, da un prodotto a una piattaforma. All'inizio parlavamo di prodotti singoli, adesso parliamo di vere e proprie piattaforme. Parliamo di vere piattaforme perché dal nostro iPhone, dal nostro iPad, dal diavolo che utilizziamo, scarichiamo contenuti, scarichiamo musica, scarichiamo immagini. Mi sono preso alcuni dati che sono significativi, scusate, ma in termini di applicazioni, non so se lo sapete, ma le applicazioni di Apple in un giro di anni molto piccole sono passate da 500 a 600.000. E probabilmente il dato che io ho trovato oggi a quest'ora è vecchio, no? Perché ce ne sarà qualcuno in più. Nel 2012 ci sono stati 25 miliardi di download. Una stima dice che ogni 100 applicazioni 99 sono scaricate dall'App Store, bisognerebbe verificarlo in modo più strutturato, però il messaggio mi sembra importante. Non solo prodotti, ma un mondo attorno a questi prodotti. Innanzitutto un mondo di contenuti, di divertimento, di informazione, suoni, immagini, video e quanto altro vogliamo. Il terzo punto che secondo me è importante è, sì, siamo passati da prodotti di nicchia a prodotti di massa, siamo passati da prodotti a sistemi, perché si tratta di veri e propri di sistemi, con un ritmo di innovazione sempre crescente. Con un ritmo di innovazione sempre crescente. Faccio riferimento ad iPod. Ho contato, togliendo tutte le versioni minimali, 5 modelli, 4 o 5 modelli di iPod, in cui il cliente può scegliere quello più adeguato per se stesso. Poi ho contato i modelli di iPhone, togliendo tutte le varianti minimali, parliamo di 5 modelli dal 2007 ad oggi. Il 2G, il 3G, il 3GS, il 4, il 4S. Ognuno con diverse varianti. Poi ho contato l'iPad, che è venuto dopo. Da quando è venuto l'iPad siamo già a 3 modelli.